Buonasera, benvenuti 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Giovanni Totti, presidente Buonasera della regione Liguria per Forza Italia. Buonasera, bentornato Alfonso Bonafede, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera. Bentornato Giovanni Minoli, giornalista nonché conduttore del Faccia a Faccia qui sulla 7. Allora Totti, poco fa Berlusconi ha detto che chi vota per i 5 Stelle non ha testa e non ragiona, e oltretutto i 5 Stelle, dice sempre Berlusconi, fanno scappare gli imprenditori, i risparmiatori, il ceto medio, cioè tutti quelli che loro odiano. È diciamo uno scontro tutto Berlusconi-Grillo, quello delle elezioni in Sicilia? Beh, diciamo che siamo in campagna elettorale, quindi è abbastanza evidente che il leader di Forza Italia valorizzi il programma di Musumeci e del nostro candidato e ovviamente critichi il programma dei nostri principali avversari, visto che il Partito Democratico mi pare scomparso dai radar delle elezioni siciliane, ma dai radar un po' in generale. È certamente fuori di dubbio che alcune posizioni dei 5 Stelle siano francamente discutibili, lo vedo nella mia regione, ma più in generale. Il tema delle strutture della competitività, il tema del reddito di cittadinanza invece degli incentivi sul lavoro e l'abbattimento del costo del lavoro, insomma sono molte le cose su cui diciamo che i programmi di Forza Italia e del centrodestra in generale divergono con quelli dei 5 Stelle. Ma chi vota 5 Stelle senza testa? No, chi vota 5 Stelle è un elettore, come tale va indubbiamente rispettato, dopodiché credo che sia francamente un voto più, come si dice, di rabbia e di impotenza verso una classe politica in generale con vocazione di governo che spesso non ha dato le risposte che i cittadini avrebbero voluto, che non un voto propositivo. Questa è una mia analisi e credo sia un'analisi condivisa da molti osservatori. Devo rilevare che il Movimento 5 Stelle, dove sta governando, francamente non ha dato grande prova di sé, quindi questo è quello che rilevo dal punto di vista politico. Poi rispetto al voto di qualsiasi elettore e ci mancherebbe altro, un voto è un voto e ogni elettore sceglie a chi darlo, però penso che riflettendo bene gli elettori siciliani voteranno Musumeci, che dà qualche certezza in più rispetto alle amministrazioni che ho visto fatte con voti legittimamente presi dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, questo ovviamente si vedrà domenica. Onorevole Bonafede, lei come replica diciamo, a nome del Movimento 5 Stelle a Berlusconi, perché insomma vi dice delle cose, appunto, non chi vota per voi non ha testa, non ragiona, dice che siete degli incapaci, non è la prima volta che lo dice. Non c'è una critica al programma come diceva Toti, qui c'è un'offesa agli elettori, un'offesa anche agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Io dico che siamo nel 2017 e siamo di fronte ad un copione che è lo stesso di Berlusconi, trito e ritrito, in cui oggi ha parlato di comunisti, semplicemente lui ha quel copione che ripropone e ripropone ancora nel 2017, solo che nel frattempo rimpiazzato i comunisti nel quadro, nello schema di Berlusconi, no? Sì, nel suo schema magari diranno che i 5 Stelle mangiano i bambini, no, non lo so, però il punto non è questo, è che nel frattempo, da quando lui ripeteva questo copione, molte cose sono cambiate. E allora, innanzitutto, io non accetto, ora parlando seriamente, perché purtroppo sembra di raccontare una barzelletta, però parlando seriamente, io non accetto un dibattito di quel tipo, perché chiedo a Toti di riferire a Berlusconi che non ha più come interlocutore il centrosinistra, quindi non c'è più la farsa che deve stare in piedi, in cui lui fa finta di contrapporsi. No, guardi, mi faccia finire e non mi interrompa, per favore. Per favore, mi faccia finire e non interrompa. Io dico semplicemente questo: se Berlusconi pensa di parlare ancora con il PD o con Renzi, con cui adesso fa inciuci di tutti i tipi, non è la strada che spunta. Secondo, cioè Berlusconi non è che adesso è passato dalla Sicilia, Berlusconi ha governato in Sicilia. Berlusconi ha governato la Sicilia e l'ha messa in ginocchio e l'ha governata tramite persone come Cuffaro, che sono state condannate per favoreggiamento aggravato, se non ricordo male, alla mafia. Cioè Berlusconi, parliamo di una persona che è stata condannata per frode fiscale
e che parla di un partito a cui appartiene Toti, tra cui fondatori c'è Dell'Utri, che per ora è in galera a scontare una pena per concorso esterno in associazione mafiosa. E questa gente ha ancora, mi scusi, ha ancora la decenza di presentarsi. Cioè, per me è un problema che Berlusconi stia provando a portare avanti la sua forza politica in Sicilia, perché la Sicilia in questo momento è di fronte a un bivio, e il bivio è tra la legalità e l'illegalità. Questo allora, è il punto che dobbiamo chiarire, perché questa gente si presenta, e tra l'altro si presenta mettendo nelle liste gente che per ora è agli arresti domiciliari, c'è gente che è stata arrestata, in campagna elettorale. Un attimo, le do subito e la parola. E qui si parla del comunismo, capaci a fare che... Per fortuna, Lilli, sono gli elettori che scelgono chi votare e chi non votare. Appunto. Se Berlusconi sta su un palco del Politeama a Palermo è perché credo che molti milioni di persone ancora lo ritengano il leader politico. Dopodiché ho sentito dire da Grillo e dai suoi seguaci le cose più orrende sugli avversari politici, quindi che credo che da quel pulpito non possano venire prediche, come se mi è consentito. E poi chiudo, la moralità e la verginità dei 5 Stelle è rimasta sul terreno molto e molto tempo fa, dal capo di gabinetto della RAI, dai panini mangiati sul tetto, dagli avvisi di garanzia all'Appendino, dal capo di gabinetto che cancella le multe. Sì, ma non la butti in caciara, allora, perché parla di un capo di gabinetto che non è del Movimento 5 Stelle da noi quando uno ha un'indagine di quel tipo va fuori, da voi gli date il premio alla carriera. Io vorrei che in tutti i partiti ci sono persone più o meno rispettabili, che i partiti devono stare attenti ovviamente a chi fa parte della loro fila, ma che i 5 Stelle non hanno titolo per dare lezioni né sugli insulti agli avversari e sulla loro educazione, né tantomeno sulla moralità, che è identica a quella degli altri. Dai sistemi con cui scegliete i candidati, che poi vengono sempre impugnati, e a Genova abbiamo avuto in questo senso, come dire, uno spettacolo, non so se drammatico o farsesco, sia gli avvisi di garanzia, che nessuno doveva essere candidato nelle liste dei 5 Stelle se aveva un avviso di garanzia, sbagliato, a mio modo di vedere, ma che oggi avete tutti i sindaci con avvisi di garanzia e stanno si lì con l'appoggio dei vostri leader. Allora, un attimo, diciamo un attimo. Le cose come stanno e misuriamo le parole. Certo. Totti, no. Però non può dire che tutti i sindaci del Movimento allora, 5 Stelle hanno avvisi di garanzia, perché non è vero. Se lei non si tace, io le devo far togliere l'audio, perché vorrei far intervenire l'altro mio ospite. Va benissimo, che è Giovanni però non Minoli, ammetto che si dica la menzogna di questo tipo. E lei avrà la parola tra poco. Giovanni Minoli, diciamo che a vedere anche da questo dibattito animato, Grillo Berlusconi... Dibattito poco, mi sembra una rissa più che un dibattito, onestamente. Ognuno ha la sua argomentazione. Io penso che in realtà fra Berlusconi e Grillo assisteremo in questa settimana a uno scontro fra attori, soprattutto fra attori, fra uomini di spettacolo che hanno una grande capacità di tenere la scena, che si conoscono molto bene perché hanno anche lavorato insieme in certi momenti della loro vita, e quindi hanno lavorato insieme, nel senso che ha lavorato a Mediaset, alla Rai, eccetera, quindi credo che ci siano state delle occasioni anche nei teatri di Milano di proprietà di Berlusconi, dove ma niente di male, faceva quel mestiere, quindi giustamente andava dove lo chiamavano, penso. Ma lo dicevo per dire che sono due uomini di spettacolo che hanno certamente ancora in riserva, cioè in tasca, dei colpi bassi reciproci. Detto questo, io penso che in generale, per dire in fretta, in generale penso che i 5 Stelle sicuramente hanno fatto una cosa importante, perché hanno portato nella democrazia parlamentare una protesta che era una protesta molto molto violenta, e l'hanno parlamentarizzata. Una volta parlamentarizzata, però, hanno preso anche perché stare in Parlamento significa poi delle cose complicate per tutti, no? E quindi vengono poi fuori anche dei comportamenti che, se
uno ha come slogan onestà, onestà, è difficilissimo che poi stando dentro e confrontandosi con le burocrazie, con le procedure, sempre molto pulito, non credo. Buona fede e poi tocchi. Sì. Semplicemente io non concordo con quanto è stato detto, perché qui non si sta parlando di uomini di spettacolo. Innanzitutto voglio dire che negli ultimi 3 mesi Cancelleri insieme a Luigi Di Maio... No, però Minoli si riferiva a Berlusconi e Grillo. Cioè, non sono bambini, sono grandi. Certo, stavo dicendo semplicemente che Cancelleri e Luigi Di Maio hanno girato tutta la Sicilia, hanno fatto 9.000 chilometri per incontrare... Certo, no, ma stavo dicendo che non si può semplificare, secondo me, al discorso Berlusconi sono Grillo, i due leader. Perché per il Movimento 5 Stelle ci sono stati Giancarlo Cancelleri e Luigi Di Maio che per 3 mesi hanno percorso circa 9.000 chilometri incontrando tutti i cittadini, andando nelle piazze, confrontandosi con loro e con le categorie. Perfetto. Poi voglio dire un'altra cosa, che non è il discorso del chi parla meglio, chi riesce a impressionare di più. Pubblico. Io voglio porre il dibattito sui fatti. Noi abbiamo presentato nel delle liste... Nel vostro dibattito sembrava fosse così. No, noi abbiamo presentato liste che sono liste pulite, in cui tutte le persone che fanno parte di quella lista sono persone pulite. Nel centrodestra questa cosa si può dire? No, perché ci sono impresentabili, non lo dice Alfonso Bonafede, lo dice anche il referente della Lega in Sicilia, lo dice anche Musumeci, il quale però ha la sfacciataggine di dire sì, però io l'ho scoperto dai giornali che quelli che stavano nelle liste che mi appoggiano e anche nella sua lista sono impresentabili. E oggi c'è su Repubblica un'intervista di Miccichè, che è il protagonista degli ultimi 20 anni di politica in Sicilia, che dice sì, è vero, la lista a Musumeci gliel'ho scritta io. Ecco, cioè, questo è un livello di sfacciataggine e di arroganza che non può essere accettato. Cioè, io chiedo ai siciliani, non vi fate mettere piedi sopra Chiaro. La testa da questi fatti, a prescindere dalle Chiarissimo. Parole. Chiarissimo. Totti, è vero che vi accusano non solo i 5 Stelle di avere dei candidati impresentabili, è vero che il vostro stesso candidato Musumeci lo dice, e non potevate evitare gli impresentabili nelle vostre liste? Ma guardi Gruber, io francamente non so, non conosco la realtà siciliana e quindi non so dire esattamente quale sia il profilo. Ho letto anch'io delle accuse, il figlio di Genovese, che peraltro essere figlio di non credo che sia diventata una colpa adesso, bisogna vedere poi lui che persona è, e io non lo conosco come non conosco l'altro sindaco. Ci sono dei requisiti anche piuttosto stretti, come noto, in Italia per poter essere candidati. Se erano candidabili, evidentemente per il legislatore erano candidabili, avevano i requisiti, dopodiché per fortuna gli elettori hanno le preferenze in Sicilia e se non li vogliono non li voteranno. Io dico di stare attento, poi dopodiché io probabilmente non avrei fatto quelle scelte, che le devo dire, però le devo anche onestamente dire che sto in Liguria e non conosco la realtà siciliana, e come hanno imparato a loro spese i grillini, un avviso di garanzia può toccare anche al loro sindaco, per dire alla Raggi, per dire all'Appendino, per dire a Nogarin, per dire a molti altri. Allora, dire che per un avviso di garanzia una persona non deve essere candidata, io francamente credo sia molto borderline rispetto alla democrazia e anche rispetto al dibattito, perché poi, come diceva Nenni, arriva sempre uno più puro che ti è pura, e oggi 5 Stelle già sono divisi tra i puristi a metà, i mezzi puristi. Io so che dai palchi Grillo diceva via gli indagati dalle liste, via gli indagati dalla politica, se hai un avviso di garanzia vattene a casa. L'ho sentito e raccontato dai suoi esordi come giornalista e l'ho affrontato come politico. Poi l'ho visto scendere a Roma in tutta fretta per difendere un sindaco suo indagato. Io non dico che la Raggi si deve dimettere o che l'Appendino si devono dimettere, io dico che la Raggi e l'Appendino devono stare lì perché hanno la fiducia dei cittadini e devono stare lì finché non hanno una condanna in terzo grado e il legislatore ha previsto dei meccanismi perché decadono. Vorrei sentirlo dire ai 5 Stelle, visto che sono esponenti loro. Allora, buona... Sì. Vada. Allora, buona fede e poi Minoli. Il punto è molto semplice. Abbiamo sempre detto che chi ha carichi pendenti non può candidarsi e infatti continua ad essere così nel Movimento 5 Stelle. Abbiamo sempre detto che chi è stato eletto, quando riceve un'indagine, la forza politica a cui appartiene quell'esponente, per esempio nel nostro caso il Movimento 5 Stelle, fa una valutazione per vedere i fatti. Nel nostro codice etico è scritto che una persona...
Nel nostro codice etico è scritto che una persona condannata in primo grado per reati dolosi si deve dimettere, non il terzo grado di giudizio, perché Toti, lei, l'economia di casa sua, non l'affiderebbe a un condannato per truffa in primo grado. Non vedo perché gli deve affidare le casse dello Stato. Ma guarda, quindi, io chiarito che il Movimento 5 Stelle, che il Movimento 5 Stelle ha, ha una linea molto chiara, le dico anche che lei è disinformato, perché lei parla di avvisi di garanzia, di figlio, di... Qui parliamo di persone agli arresti domiciliari durante la campagna elettorale, gente che avete candidato con 22 capi di imputazione ma guardi, e con quattro processi pendenti. No, che non faccia conosco. Dire ma sbaglia, lei viene a un dibattito, si informi prima su chi sta difendendo. Guardi, poi le posso dire lei mi ha fatto una domanda, una volta lei mi ha fatto una domanda, non poi rispondere. Candidato poi io, non l'avrei candidato, però bisogna dire posso le cose dire un'altra cosa. Un'altra persona condannata a 4 anni perché coinvolto nella compravendita di diplomi, quello che è stato arrestato, sa cosa faceva? Toglieva i soldi ai poveri, i fondi che erano destinati ai poveri, in Sicilia siamo al 55% della popolazione a rischio povertà, lui toglieva i soldi ai poveri e li dava ai falsi poveri per avere il voto ma in cambio. Cioè, voi avete condannato, voi avete candidato. Allora, un attimo, mi creda, no, mi creda, un'ultima cosa, sui requisiti, è male informato anche su questo, perché i requisiti dell'impresentabilità li deve accertare la commissione antimafia. Ora vede, grazie alla connivenza, del partito, mi fa finire, grazie alla connivenza del Partito Democratico. È mezz'ora che dice cose imprecise. Sta parlando da Ciccone. Voglio dire solo che la lista adesso non dice più niente nessuno, abbassiamo il microfono e voglio sentire da Minoli una cosa. Siccome c'è una nuova inchiesta, io non sono candidato. No, tu non sei candidato. Siccome Berlusconi è indagato insieme a Dell'Utri in una nuova inchiesta con l'accusa, vengono accusati di essere i mandanti occulti per le stragi mafiose del 93. Non è la prima volta, allora, mi pare. Berlusconi dice che è una farsa. Non è invece una questione serissima? Non lo so. Guarda, mi pare che giustizia e orologeria ne abbiamo vista tantissima. Siamo a una settimana dalle elezioni. Può darsi che sia una cosa serissima e che si scoprirà che mandanti erano loro. Proprio oggi, per la terza o quarta volta, non so quante volte è venuto fuori questa cosa, che viene fuori proprio adesso, a me, francamente, mi lascia un pochino scettico. Non lo so, aspetto di saperlo dalla giustizia, però trovo il meccanismo un pochino già visto. Quindi un po' giustizia orologeria. Un po' già vista. Poi può darsi che sia vero e lo sapremo. Allora, giustizia orologeria, me lo direte entrambi. Vedo che lei, Bonafede, ha un pensiero, immagino, molto chiaro, come anche Toti. Allora, Toti, lei ha detto che la nuova inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri come accusati di essere mandanti occulti per le stragi mafiose del 93 è una farsa. Diciamo, a leggere quello che leggiamo sui giornali sembra una questione invece molto seria. Convinto che sia una farsa, semplicemente perché un dramma, quando si ripete all'infinito, rischia di diventare una farsa, come rischia di diventare una farsa questo modello di giustizia che a una settimana dal voto ripropone delle accuse provate e riprovate. Dico non cose mie, dico cose che ho letto sui giornali stamani, dette da Luciano Violante, che non è certo un ultra berlusconiano, che ritenere per buone, prendere per buone, attivare un'inchiesta sulla base di delle dichiarazioni di Graviano, un pentito che in carcere sapeva di essere ascoltato e intercettato, le sue parole erano dette a favor di microfono, mi sembra francamente una cosa un poco assurda, e mi sembra anche a me. Io ricordo di aver visto Berlusconi indagato per mafia quando facevo il giornalista, il direttore me lo ritrovo da politico, sono 22 anni che Berlusconi subisce processi, o è il più grande delinquente della storia di tutti i tempi, dalla preistoria ad oggi, cosa che francamente non lo credo e non lo credono gli italiani che gli hanno dato 200 milioni di voti in questo ventennio, oppure è il più grande perseguitato della storia di questo paese, e io credo ovviamente la seconda di queste due ipotesi. Che poi esca, come ha detto Minoli, alla vigilia
delle elezioni, sulla base di un'inchiesta del 93, sulle basi di delle dichiarazioni non provate di un pentito intercettato in carcere, ho detto farsa perché non saprei come altro definirlo. Lei come lo definirebbe invece, Bonafede? Semplicemente quello che è, un'indagine grave che non nasce da nessuna giustizia orologeria, semplicemente un boss è stato intercettato mentre faceva il nome di Berlusconi, i magistrati di Palermo hanno inviato tutta la documentazione sulle intercettazioni a Firenze, dove c'è stata una valutazione, oltre che del pubblico ministero di Firenze, anche di un altro giudice terzo che ha autorizzato l'apertura del fascicolo. Però mi creda, è deprimente parlare ancora con chi si riferisce a Berlusconi come un perseguitato. Berlusconi è semplicemente allo Stato condannato per frode fiscale, uno che si è avvantaggiato della prescrizione, e soprattutto quello che conta alla fine è che queste persone quando entrano... mi faccia finire. E quello che mi dispiace è che poi queste persone quando entrano in Parlamento fanno una battaglia contro leggi che vanno a combattere la corruzione, che vanno a combattere la criminalità organizzata. A me non interessa dare un giudizio su Silvio Berlusconi o sulle persone. A me interessa valutare quello che queste persone hanno prodotto in questi 20 anni. E se noi guardiamo in che condizioni... Le persone che votano per giudicare, no? Assolutamente sì. Ma se noi guardiamo la Sicilia, se noi guardiamo come è stata messa in ginocchio la Sicilia e come è stata messa in ginocchio l'Italia, ci accorgiamo che come ha governato Berlusconi e la sua classe politica è sotto gli occhi di tutti. Io volevo dire una cosa sola. Berlusconi, ministro degli interni Maroni, sono state le leggi più restrittive della storia repubblicana. Addirittura la legge Severino, per la quale Berlusconi è decaduto dal Parlamento, fu votata dal gruppo di Forza Italia, mica dal gruppo di Grillo. Ma figuriamoci se quei partiti sono entrati in Parlamento. I più pericolosi latitanti di mafia sono stati catturati, ministro degli interni Maroni, Berlusconi presidente del Consiglio. Vorrei dare la parola a Minoli, poi io vorrei dire una cosa semplice che è fuori da questo tipo di polemiche che può durare delle ore e non se ne viene a capo. Volevo dire una cosa concreta: chiunque vinca in Sicilia sono affari suoi, perché credo che la Corte dei Conti siciliana abbia messo sotto lente di ingrandimento il bilancio della regione siciliana, e credo che lì ci siano gli estremi del fallimento, cioè credo che chiunque vinca in Sicilia si troverà una regione fallita che dovrà essere messa in fallimento e quindi dovrà gestire una situazione nuova. È una cosa molto probabile. Ho sentito Grillo per la prima volta dire proprio una cosa del genere, dire: noi prima di prendere il potere, se vinciamo, faremo la due diligence della regione. Due diligence significa facciamo l'analisi fino in fondo. Forse l'esperienza di Roma gli ha insegnato che se avessero fatto la due diligence a Roma prima di accettare e avessero chiesto il fallimento, come è capitato a Detroit in America, e la città è rinata dopo il fallimento ed è nata una nuova politica, perché un fallimento costringe non a mettere te al posto mio o lui al posto di quell'altro, ma a ripensare il modello di gestione politica. Lo esclude che qualora dovesse vincere noi facciamo una due diligence ogni volta che andiamo ad amministrare. Allo stato attuale, per i dati che conosciamo, escludiamo assolutamente un fallimento. Quando parliamo escludiamo un fallimento. Anche perché con un fallimento molti creditori resterebbero a bocca asciutta. Assolutamente sì, ed è il problema che si pone su Roma, perché Roma ha 15 miliardi di debito, cioè quasi il triplo della Sicilia, e quindi lì non c'è, forse noi c'è stato, ci prendiamo forse la responsabilità. Forse molte 5 Stelle si sono pentiti di non averlo fatto. Guardi, conosco bene la situazione, perché sono uno dei coordinatori dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle, e le posso dire... Se lo faccia spiegare bene. Le posso dire che conosco benissimo la situazione, noi prendiamo, ereditiamo i comuni in macerie lasciate dai partiti e ci prendiamo la responsabilità di risollevarne il destino. Dopodiché...
domanda. Posso dire? No, le voglio fare una domanda siccome su una delle cose che ha detto Berlusconi sempre in serata. Ha detto che bisognerebbe andare in carcere solo per i reati di sangue e altrimenti in attesa di tutti gli accertamenti e la conclusione di tutte le indagini bisognerebbe pagare una cauzione. È una ipotesi percorribile secondo voi? No, ma ci mancherebbe, ma questa è l'idea di legalità che ha questa gente, cioè di arrestare le persone soltanto per reati di sangue. Ma di che cosa parliamo? E questo smentisce quello che diceva prima Toti, e potrei fare esempi sul falso in bilancio, sul voto di scambio politico mafioso, su cui la posizione di Forza Italia usare un eufemismo, è molto debole. Il problema è che queste persone che hanno quel concetto di legalità pensano di poter fare quello che vogliono, e questo è quello che dà fastidio, un discorso di arroganza. E purtroppo, come dicevo prima, la lista degli impresentabili che verrà redatta dalla Commissione Antimafia, sa quando verrà pubblicata? Dopo le elezioni. Quindi questo è il problema. Chiaro. Toti? Ma è molto semplice, non si può prendere ad esempio la legislazione americana quando è molto duro con i reati fiscali per cui si finisce in galera, con i colletti bianchi, con chi truffa in borsa, e poi non prenderla in considerazione o ritenerla deleteria quando si propongono degli istituti che fanno parte di quella legislazione. Berlusconi ha detto una cosa precisa che io condivido, che c'è stato spesso un abuso di custodia cautelare in questo Paese, e chiunque abbia fatto il nostro mestiere dai tempi di Mani Pulite in poi non può non rilevarlo con onestà, che la custodia cautelare è un mezzo limite anche per l'ordinamento italiano e che quindi come tale va usata, che quando ci sono pericoli di fuga non così, e non pericoli per terze persone che siano di reiterazione di reato in modo grave, si possono usare strumenti minori della carcerazione cautelare cautelando, scusate il bisticcio di parole, lo Stato in modo tale che una persona non fugga, cioè quell'istituto della cauzione che è tipico del mondo anglosassone. Chiaro. Questo mi sembra una cosa di grande civiltà, punto. Allora, vediamo. Oppure facciamo la politica dei 5 Stelle, le manette che sventolano, i cappi in aula, buttiamo le chiacchiere. Abbassare i microfoni, grazie, vorrei farvi vedere, non la sente nessuno, il punto di Paolo Pagliaro. I 5 Stelle hanno fatto una grande battaglia anticasta. È stato fatto qualche cosa in questi anni contro i privilegi della politica? Sentiamo Paolo Pagliaro. Sul Parlamento girano, non solo in rete, parecchie informazioni parziali o distorte, quando non vere e proprie bufale, come la famosa legge del senatore Cirenga, che, secondo i ballisti di professione che l'hanno inventata, avrebbe stanziato la modica cifra di 134 miliardi di euro da destinare al fondo per i parlamentari in crisi, con cui mantenere i deputati non rieletti. Per quanto palesemente falsa, la notizia ha goduto di una straordinaria popolarità e ancora oggi c'è chi indica in Cirenga, ovviamente mai esistito, la quintessenza della casta e dei suoi privilegi. Simone Baldelli, vicepresidente della Camera in quota PDL, cita questa vicenda nel suo manuale intitolato Viva Montecitorio, guida pratica ai riti, alle regole e ai misteri della Camera. Nell'ultimo capitolo del libro, pubblicato da Rubbettino, c'è un divertente test volto a assaggiare il tasso di permeabilità del lettore alla propaganda anticasta. Ci sono 10 domande a risposta multipla. Per vincere occorre sapere che i deputati non vanno in pensione a 55 o 60 anni, ma a 65. Che dal 2005 ad oggi le loro indennità non sono aumentate, ma sono diminuite del 10%. Che i vitalizi sono stati eliminati nel 2012 e sostituiti con un sistema di tipo contributivo. Che la Camera ha 9 auto di servizio e non alcune centinaia, come si è scritto, e ha circa 1200 dipendenti, più o meno come il Comune di Perugia. Che le sedute di norma avvengono 5 giorni a settimana per 4 settimane al mese. Alla buvette di Montecitorio il caffè costa 90 centesimi e non è vero che ciascun deputato abbia in dotazione una tessera per andare gratis al cinema. Tutto un po' diverso dal sentito dire. Giovanni Minoli, la campagna anticasta è ancora necessaria o si è un po' esagerato? Ma guarda, secondo me anticaste, non anticasta. Ci sono delle caste che sono intoccabili. Te le dico rapidissimamente. Giudici, giornalisti, giudici.
giornalisti e politici alla fine, no, burocrati, e burocrati. Quindi lì tutto. Ci sono tre caste, no, tre caste potentissime che intrecciate con la politica combinano anche guai. Tanti guai. È d'accordo, buonasera. Io dico semplicemente una cosa, che in Sicilia il primo atto che abbiamo detto che faremo, noi ce li siamo già tagliati gli stipendi, in Sicilia con quello che hanno tagliato dei loro stipendi hanno costruito la trazziera, quindi una strada, con il primo atto che faremo sarà un taglio degli stipendi, un taglio dei vitalizi, e con quei soldi verranno finanziate le start-up dei giovani imprenditori e anche i progetti delle donne imprenditrici. Quindi questo è un primo atto che farete. Questo è il primo atto e noi abbiamo la credibilità di poterlo... Così, di poterlo così, no? A Roma, 1500 a Roma che avevate detto all'inizio, poi dopo sono rimasti in 1500 sì. 2500, no, a Roma prendono lo stipendio che è riconosciuto dallo Stato, abbiamo tagliato molti sprechi, il numero sono che più di 20 milioni di euro sono stati i soldi che noi abbiamo restituito e con cui abbiamo finanziato 5.000 piccole e medie imprese. Per quanto riguarda i deputati, sul punto io le dico che i consiglieri comunali prendono uno stipendio normalissimo, e di che cosa sta parlando? Stavo parlando dei deputati. Dei deputati, beh, allora ha risposto. No, guardi, sui deputati. Grillo si è impegnato 2500 perfetto, euro. Perfetto, quello non che abbiamo vero, fatto. Non è vero, no, non è, come no? Non è no, non glielo permetto, perché noi abbiamo restituito... Parla solo una persona che ha restituito quasi 200.000 euro bene, dal proprio stipendio. Abbiamo restituito più di 20 milioni di euro dai nostri stipendi, con cui abbiamo finanziato circa 10.000 imprese, tutto dati alla mano. L'abbiamo già detto, grazie, buona fede, Totti. No, ho capito, Totti, voglio sapere se lei, come Presidente della Regione Liguria, taglierà, ridurrà i vitalizi pagati, mi non pare 6 milioni l'anno, i 5 Stelle me lo chiedono con forza. Non ci sono più in Liguria i vitalizi, li abbiamo aboliti. Io avevo capito che 5 Stelle la prima cosa che avrebbero fatto, l'ha detto il loro assessore, è bruciare Rosato. Io come prima cosa vado con l'estintore a difendere Rosato, perché a corsa di raccontare balle poi si nominano anche assessori come quelli. Scopriranno che la Sicilia è un po' più complicata di quanto immaginano, che Crocetta l'ha lasciata molto peggio di come l'ha trovata e che ci vogliono persone serie. Va bene, no, basta, buona fede, devo chiudere, sì, buona fede. Non è possibile, no, è possibile tutto genere, perché lei ha parlato, e poi, tanto finisce le la devo togliere l'audio, però, non mi faccia essere scortese, però mi dispiace favore. Che l'abbia devo buttata chiudere. In cacciara, io sono siciliano devo. E avrei preferito un dibattito le con sto una dicendo. Persona che affrontava argomenti in è maniera seria. È impossibile ragionare con lei. Ma perché io vi faccio togliere l'audio, voglio chiudere la trasmissione con Giovanni Minoli, che domenica prossima tornerà con il suo faccia a faccia e avrai un ospite d'eccezione, diciamolo. Che ha stravinto il suo rientro nella fiction su Canale 5, che è Gianni Morandi, e sono molto fiero e felice di poter avere Gianni come ospite del faccia a faccia. Quindi Giovanni Minoli con Gianni Morandi domenica alle 20.30 qui sulla 7. Non dimenticatevelo, ma tanto ve lo ricorderò io sicuramente ancora sabato. Grazie. Grazie onorevole Buonafede, buon lavoro. Grazie Presidente Totti, buon lavoro. Grazie spettatori e spettatori. Grazie a voi.